E buongiorno ragazzi, allora oggi si parte per la sesta tappa, arriverò a Torre del Rio facendo qualche chilometro in più rispetto alla tappa prevista. Iniziano tutti i vigneti, ma soprattutto qui c'è una figata incredibile, molto molto famosa lungo il cammino, e ho un bicchiere di plastica in mano, quindi potete già cominciare a indovinare cosa sto per fare. È la fonte del vino, guardate qua, si può prendere davvero del vino gratis. Cioè, il sogno di una vita, se fosse stato con la birra sarebbe stata la mia fine, fine cammino per me. Oggi i paesaggi sono decisamente migliori di ieri, guardate, tutto super bucolico, c'è l'autostrada che passa da lì, però comunque non dà fastidio per fortuna, le macchine sono abbastanza lontane e non è neanche tanto trafficata. Mi sa che questo tipo è un antipasto delle mesetas poi. Tecnicamente la tappa è già finita qui, questa qua che vedete è Los Arcos, che era la tappa di oggi, ma visto che siamo arrivati che sono tipo mezzogiorno e mezzo al momento in cui registro, facciamo altri 7 km circa per avvicinarci di più a Logroño, che è la tappa di domani, e poi avere più tempo da passare a Logroño. Comunque Los Arcos sarà completamente morta, ma come tutti i paesini spagnoli c'ha sempre una chiesa monumentale, cioè anche questo, guardate qua, è gigantesca la chiesa. Poi guardate che bello anche il portale, che è di tipo rinascimentale, molto molto figo. Ovviamente è chiusa perché adesso siamo entrati nell'ora della siesta e se ne riparla alle 5 minimo. Superato Los Arcos sono entrato nella regione della Roca, che è famosissima in Spagna per la produzione del vino. Infatti ci sono vigneti a perdita d'occhio. E tra poco qui, come in Italia, ci sarà la vendemmia. Fine ufficiale della tappa, ho già posato lo zaino, ho fatto il check-in nell'hostel di oggi, mi trovo a Torre del Rio, che come ho detto è a 7 km da Los Arcos, che era la tappa effettiva di oggi. Comunque sesta tappa completata ufficialmente, domani si va a Logroño e adesso mi dedico alla visita di questa chiesa qui, una chiesa di origine templare, probabilmente del XII secolo, una delle più antiche di Spagna, molto 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 interessante. Quindi adesso vado a vederla dentro, ma per oggi è tutto, la tappa è stata abbastanza impegnativa, sono stati 27 km, quindi diciamo abbastanza lunga, ma molto molto bella, sia dal punto di vista paesaggistico che con questo finale qua, quindi anche artistico. E con questo è tutto. E buongiorno ragazzi, questa mattina ore 8:20 si parte in direzione di Logroño, 20 km. Paesaggi già da subito bellissimi, c'è un sole meraviglioso, quindi penso che in 4 ore e mezza, se tutto va bene, saremo a Logroño. Quasi fatta, settima tappa quasi completata, sono già dentro Logroño, sto andando a cercare l'ostello, però la tappa è stata veramente veramente brutta, cioè la peggiore forse finora, tutta, quasi tutta statale, zone industriali veramente pessima, quindi speriamo che Logroño sia bella, almeno recuperiamo un po', diciamo, i bad feelings di oggi. Sono pronto ad andare in esplorazione di Logroño, la capitale della regione della Rioja. Quella che vedete dietro di me è il simbolo della città, ovvero la cattedrale di Santa Maria Assunta, ed ovviamente iniziamo da qui per iniziare a esplorare il centro. E buongiorno ragazzi, questa mattina siamo partiti molto molto presto per raggiungere la tappa di Nájera, che è l'ottava tappa, e visto che ci sarà tantissimo sole, caldo, soprattutto
che c'è un solo borgo tra la partenza e la destinazione. Abbiamo deciso di partire proprio all'alba e infatti guardate che luce meravigliosa che c'è. Questa è una delle cose più belle del cammino, è partire sempre presto e vedersi tutte le albe. Già docciato per annunciare la fine dell'ottava tappa, quella che vedete dietro di me è Nakera. E cosa dire ragazzi, tappa molto molto tosta, tutta campagna, vigneti, un solo villaggio, pochissima acqua, quindi davvero davvero diciamo impegnativa dal punto di vista forse più mentale che fisico, però è andata, la tappa è finita. E adesso mi dedico a dare un'occhiata al villaggio di Nakera, dove c'è quel monastero lì che è molto importante, dovrebbe essere anche molto bello dal punto di vista architettonico. Se da una parte la montagna è sicuramente l'aspetto più caratteristico di Nakera, è pur vero che il capolavoro architettonico invece è il monastero che vedete dietro di me, che era già un'importante sede, diciamo, sede di pellegrinaggio sin dalla prima, diciamo apparizione di quello che sarebbe poi diventato l'itinerario giacobino, quindi è molto importante sulla via verso Santiago. Adesso speriamo che sia aperto perché vorrei visitarlo dall'interno. Questo è il chiostro, tutto in stile gotico. Ah, questi trafori che sono semplicemente meravigliosi, peccato per la parte superiore che è stata completamente ricostruita. Questo perché l'intero monastero venne utilizzato durante la guerra di indipendenza e poi successivamente dai primi governi come carcere, poi come caserma, quindi insomma è sopravvissuto quasi per combinazione, tanto è vero che molte statue sono danneggiate, prive di testo, comunque hanno subito dei danni più ingenti, però tutto sommato è in condizioni eccellenti ed è veramente uno spettacolo. Ovviamente non potevo esimermi dall'andare lì, quello è il picco della Cruz, poi andare a vedere il tramonto da lassù, sperando che ne valga la pena. Guardate quanto sono già in alto. E direi che con questo è tutto, domani altri 28 km con un po' di fiatone, a domani. Buongiorno ragazzi, inizio della tappa 9, così, un'alba spettacolare, comunque oggi sono diretto a Gragnon, 28, 27, 28 km da qui, quindi altra giornata molto lunga. Sono a Santo Domingo della Calzada, che è considerato uno dei posti spiritualmente più importanti dell'intero cammino giacobeo. Questo perché Santo Domingo fu un santo molto importante nella creazione del cammino, nella sua, diciamo, tra virgolette, sponsorizzazione. Anche la costruzione della cattedrale fu voluta proprio da lui, e così come altre strutture nei dintorni, così come anche il potenziamento della via giacobea. Questa è una delle cattedrali più belle del cammino, che di quelle che rimangono. Adesso facciamo un giro della città, ma poi proseguo per altri 7 km. Oggi mi trovo in un donativo, è un caso più unico che raro perché col Covid moltissimi sono chiusi, quindi vi faccio dare un'occhiata a come funziona e cosa è un donativo. Adesso si trova all'interno di una casa rurale, quindi una casa tradizionale, quindi praticamente vedete c'è tutto in comune, c'è il bagno, poi le varie camerate, però non posso farvi vedere perché c'è la gente che dorme, quindi. Ecco, i donativi sono semplicemente quegli alberghi in cui tu semplicemente hai cena, colazione e letto e poi decidi tu quanto lasciare, ovviamente in base alle possibilità ma anche a quello che ricevi e soprattutto senza fare
cose strane del tipo non lasciare soldi o lasciare l'euro, insomma, che non è proprio carino, quindi ecco, diciamo, però sono sempre più in via di estinzione proprio grazie al fatto che molti pellegrini se ne approfittano, non lasciano nulla e quindi fondamentalmente falliscono. E buongiorno ragazzi, anche questa mattina sono partito presto, intorno alle 6:30 per sempre evitare il caldo e sono già passato in Castiglia León, quindi ho attraversato la regione e sono, ho quindi lasciato la Rioja alle spalle e ho iniziato la, diciamo, tutto il cammino della Castiglia León che di fatto è la regione che occupa più tempo, perché poi la prossima appunto sarà la Galizia. Fatta ragazzi, fatta, fatta! Ci sono stati per la terza volta consecutiva 30 km. Wow, sono stremato, stremato oggi. Vi ho mostrato pochissimo perché non c'era molto da mostrare, che è tutto molto ripetitivo a livello di paesaggio, sempre uguale, però l'emozione di essere arrivato anche oggi, tanta, tantissima roba. Sono contentissimo. Ecco, ci sono anche le campane che annunciano il mio arrivo. Wow! Vamonos, vamonos! E buongiorno ragazzi, oggi tappa numero 11. Si arriva a Cardianuela a Rio Pico, 24 km, dislivello 300 metri. E dovremmo incontrare anche uno dei luoghi più sacri del cammino, San Juan de Ortega. Un po' di verde, non se ne poteva più, di tutta la steppa, tra virgolette, tutto giallo, tutto uguale. Ma questo è il mio habitat naturale, un bel po' di ossigeno puro. Lontano dalla statale, è quello che ci voleva oggi. Quello che vedete dietro di me è il monastero di San Juan de Ortega, uno dei più antichi lungo il cammino giacobeo. Purtroppo è chiuso perché apre a luna, però appunto sarebbe stato molto interessante vederlo perché appunto è uno dei più antichi, costituito appunto da San Juan, che era uno degli artefici proprio della costituzione del percorso giacobeo e doveva essere appunto uno dei luoghi spiritualmente più importanti del cammino. Però anche questo purtroppo, sia per gli orari spagnoli che a causa del Covid, è chiuso. È un po' una sfiga questa. Ok ragazzi, già docciato da tanto, sono arrivato a Rio Pico, che è un paesino veramente di pochissime anime. Questa è l'unica strada, è già lì il paese è finito, ma era l'unica possibilità per dormire nel raggio di circa 12 km da Burgos, così domani mattina possiamo arrivare a Burgos molto presto e visitare bene la città. Ed è difficilissimo qui anche trovare da mangiare, perché i bar sono praticamente tutti chiusi. Il Covid non ha aiutato, quindi la situazione è abbastanza depressa qua. Però, insomma, abbiamo trovato un ostello e tutto sommato siamo riusciti a trovare posto per dormire. E da domani, a parte Burgos, si inizieranno le mesetas e quindi tutto l'iter, insomma, per arrivare fino a León. Non c'è davvero niente qua, ragazzi, non c'è wifi, non c'è niente da fare. Quindi davvero davvero tosta, però domani si arriva a Burgos.